Amici di Android Blog, oggi cercheremo di farvi un confronto tra le 5 migliori chat, secondo noi, presenti sul Play Store. Stiamo parlando di WhatsApp e anche di Line, Telegram, Viber e WeChat. Iniziamo a parlare di WhatsApp e prendiamo una nuova chat, dove possiamo vedere che attraverso questo sistema di messaggi possiamo condividere una foto, prenderla dalla galleria oppure scattarla direttamente, condividere un video o creare un video, condividere un file audio, ecco che mi è arrivato un WhatsApp, condividere la propria posizione o condividere anche un contatto. Inoltre, possiamo anche mandare una serie di emotion, quelle classiche disponibili su WhatsApp. Ricordiamo che il servizio è a pagamento. Ovviamente WhatsApp offre un abbonamento di 89 centesimi, scusate, toglio la suoneria, di 89 centesimi all'anno ed è l'unico pagamento che oggi andremo a trattare. Bene, adesso andiamo a trattare quella che ha avuto un, possiamo dire, maggior exploit. All'interno del Play Store, infatti, vi ricorderete il famoso WhatsApp Down e Telegram ha conquistato ben 500.000 nuovi utenti. Quindi andiamo a parlare di Telegram, che è il servizio, possiamo dire, più simile a WhatsApp. Infatti, come potete vedere, l'interfaccia è molto simile. Possibilità anche qua di fare una fotografia, prenderla direttamente dalla galleria video, anche dei documenti o dei contatti e mandare alla propria posizione, e anche in questo caso i vari emotion che sono praticamente simili a quelli di WhatsApp. Inoltre, cosa offre in più Telegram? Offre innanzitutto la possibilità, come potete vedere qua, di creare una chat segreta, quindi saremo in grado di poter decidere quanti messaggi cancellare, ogni quanto cancellare determinati messaggi o le immagini, cose del genere. Inoltre, Telegram, come detto prima, è un servizio che viene offerto gratuitamente, ma non solo, Telegram dà anche la possibilità di essere usato sul computer. In che modo? Praticamente noi basta andare sul sito ufficiale di Telegram e scaricare l'estensione per il proprio PC, in modo tale che noi potremo usare questa chat in maniera semplice, ma anche senza avere costi aggiuntivi. Parlato di Telegram, andiamo a parlare di Line, che è una chat molto carina, nel senso che innanzitutto, valore aggiunto, la possibilità di fare delle chiamate che sono standard, quindi cioè non è come fare una chiamata normale con il numero di telefono normale, però comunque sia permette di farlo attraverso la propria connessione internet. Inoltre, come potete vedere, la possibilità di mandare degli sticker, degli emoji e delle emotion. Ovviamente gli sticker è possibile anche comprarli direttamente su uno sticker shop, come potete vedere. Alcuni sono ovviamente a pagamento, altri invece sono gratuiti, come per esempio questo qua di SpongeBob, molto interessante, sono anche carini. Inoltre, su Line, oltre a questo, possiamo anche selezionare una foto, fare una foto, selezionare il video, girare un video, mandare un messaggio vocale, mandare un contatto, inviare la propria posizione. Inoltre, su Line, se uno manda una propria fotografia, è in grado anche di modificarla in stile Instagram, per farvi degli esempi. Quindi voi avrete delle griglie dove potrete modificare poi la vostra fotografia, immagine che volete inviare al vostro contatto, ed è un modo un po' simpatico, un po' diverso da quello che abbiamo sempre visto, diciamo, sulle stesse chat. Finito Instagram, direi di aver detto tutto. Sì, perfetto. Ovviamente, vabbè, scusate, ho detto Instagram, ma volevo dire Line. Su Line,
la possibilità di aggiungere degli amici, di creare anche delle chat più numerose rispetto a quelle di WhatsApp, ma anche Telegram ha la possibilità di creare dei gruppi un po' più numerosi. Come potete vedere, qua ci sono tutte le impostazioni a riguardo. Adesso andiamo a parlare di WeChat, un'altra chat possiamo dire interessante. Andiamo direttamente sulla chat che ci viene offerta dal team. Ok, un attimino, perfetto. Noi qua abbiamo la possibilità di mandare un messaggio vocale simile a WhatsApp, basta tenere premuto e ci viene mandato un messaggio. La possibilità di mandare varie emotion, smile, ma anche sticker. Ora, come potete vedere, qua mi dice di scaricarlo, però anche qua c'è completamente uno shop intero dove poter andare a scaricare vari stick, ma non soltanto, andarli a comprare anche gratuitamente o a pagamento. E poi alla fine di poter condividere con i propri amici la propria posizione, foto, video e quant'altro. Pecca di Line, l'unica pecca, come potete vedere, ora questo è il messaggio che manda il team di WeChat apriamo direttamente il contatto. Viene mandata l'ora, non sempre l'ora viene visualizzata e questo possiamo dire che se uno volesse sapere precisamente a che ora ha mandato un determinato messaggio, qua su WeChat non possiamo saperlo. Trattiamo l'ultima applicazione di oggi, ovvero Viber. Un attimino che si carica. Eccoci qua. Se apro questo contatto, no, devo invitarlo. Vediamo un po' tra i nostri contatti Viber chi abbiamo. Ok, perfetto. Possiamo anche qua, come avete visto, la possibilità di chiamare gratuitamente una persona, ma anche poter condividere. Scattare una foto, prendere una foto dalla galleria, posizione, parlare, inviare dei video, degli sticker. Anche qua è stata, diciamo, implementata la possibilità di poter scaricare più sticker e poi le famose faccine di Line, carine, simpatiche, tutto quello che è. Inoltre, la possibilità di poter tenere attivata la propria posizione. Line, dopo l'ultimo aggiornamento, ha potuto. Cioè, ha implementato un'altra cosa, ovvero Viber Out. Che cos'è? È un servizio in abbonamento, quindi uno paga, però offre questo servizio abbonamento di pagare, scusate, di andare a chiamare telefoni fissi o telefoni cellulari direttamente dall'estero. Per farvi un esempio, se voi vi trovate all'estero, avete una connessione wifi e volete chiamare un numero fisso, se chiamate con la vostra scheda SIM, quindi facendo una chiamata normale, ovviamente vi spenderete un bel po' di soldi. A differenza di Viber, voi potrete, attraverso proprio il piano offerto da Viber, chiamare numeri fissi e numero di cellulari ad un prezzo ridotto. Anche qua, come vi ho detto prima, potete parlare Viber, vabbè, attraverso Twitter, Facebook, posta elettronica, ma c'è anche il mercato degli adesivi, i famosi sticker. Arrivando alle conclusioni finali, la migliore chat rimane secondo me sempre WhatsApp, per il semplice fatto che comunque sia è una delle applicazioni più scaricate in Italia, soprattutto, e quindi è anche più semplice che ce l'abbia più gente. Come seconda chat io metterei Telegram. Telegram è fatta molto bene, ha avuto qualche problema nell'inviare, secondo me è più un problema a livello grafico che a livello funzionale, nel senso che anche Telegram ha le due V, quando viene inviato e quando il messaggio arriva a destinazione, spesso a volte mi capitava che mi desse dei problemi, però è comunque sia uguale identica a WhatsApp, perché praticamente offre lo stesso servizio, anzi ha comunque sia la possibilità di avere le chat molto più sicure perché sono crittografate e inoltre la possibilità di creare chat segrete con la possibilità, come vi ho detto prima, di cancellare i vari elementi che troviamo all'interno. E in più c'è l'estensione per il computer, quindi comunque sia se uno ha un cellulare magari spento o al momento non ha il computer sotto mano ma non riesce ad usare il cellulare, può benissimo usare il computer. Come terza metterei Line, molto carina anche il fatto di poter modificare le foto in tempo reale, appena scattata una foto poterla andare a modificare, è interessante. E come ultime due a pari merito, ma non ultime, cioè
ultime per la classifica che stiamo facendo oggi, Viber e WeChat offrono un servizio simile. Mi sono dimenticato di dire che anche con Viber c'è la possibilità di fare delle chiamate attraverso la propria connessione 3G. Però direi che per oggi è tutto. Un saluto da Mattia Pignataro per androidblog.it.